Ciao a tutti da JJR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Torniamo ad occuparci dei plugin must to have, ossia quei plugin che sopravvivono incredibilmente negli anni. Questa volta ci occupiamo di Stylus RMX. Stylus RMX è forse il plugin più longevo a livello di instruments che siano mai stati realizzati. Non a caso la primissima versione risale al 2002 ed è stato negli anni aggiornato sia nell'interfaccia grafica sia nelle funzionalità, portandolo fino al 2019, quindi ben 15 anni dopo, ancora in perfetta forma. È un plugin dedicato al groove design e anche al sample player. Funziona e reagisce con tutti i file in formato REX. Li ricordiamo perché li abbiamo visti più volte all'interno delle piattaforme di Propelerhead, per cui Reason e prima ancora Recycle. In questo modo, con questo sistema, con questo formato audio, infatti, il loop veniva suddiviso nei punti di transienti, quindi troviamo il loop già creato con degli slice all'interno che vengono poi gestiti via MIDI nel caso di Stylus, come vedremo, oppure all'interno di altri sample player. Stylus è quindi un plugin dedicato al groove design. Nella versione RMX veniva accompagnato e viene tuttora accompagnato da delle librerie di espansione che troviamo suddivise in 5 major group. Quindi avremo il Retrofunk, Liquid Grooves, Barney Grooves, Metamorphosis e il bonus Spectrasonics, oltre al famosissimo Backbeat. Ovviamente negli anni tutte queste librerie sono state ampliate e troviamo tantissime, anzi centinaia di librerie messe a disposizione per questo formato ormai a prezzi assolutamente stracciati. Io stesso ho comprato una sessantina di giga di librerie un paio di anni fa per $20 o una cosa del genere. Ma vediamo come funziona e come possiamo integrarlo ancora nei nostri arrangiamenti. In questo momento sto lavorando su un brano abbastanza happy come arrangiamento, ascoltiamolo. Alziamo un po' il volume. Dove voglio, ad esempio, inserire uno dei groove che sono contenuti all'interno delle nostre librerie. In questo caso ci muoviamo sulle Expansion Libraries e scegliamo, ad esempio, Liquid Grooves. Come vediamo, questi sono i major group, quindi abbiamo appunto Euphrates, ad esempio a 0,53 di BPM. Ricordiamo che il loop viene automaticamente sincronizzato con la velocità del metronomo, quindi viene stretchato a livello di slicing, quindi non viene applicato in realtà un algoritmo di stretching vero e proprio. Proviamo a vedere come suona Euphrates all'interno di questo arrangiamento. Clicchiamo su Host Sync, in questo caso appena avvieremo il play partirà anche il loop. Mix contiene tutti i sottogroove che lavorano contemporaneamente. Ad esempio, vorremmo utilizzare soltanto i brushes. Oppure cambiamo, cerchiamone altri. Prendiamo ad esempio soltanto il wave drum. Estremamente utile. Possiamo ora, ad esempio, raddoppiare o dimezzare la velocità di questo groove. Raddoppiamo. All'interno di Stylus abbiamo a disposizione un mixer dove poter caricare fino a 8 samples separati. In questo modo potremo creare un super groove. Facciamo finta che ora, per esempio, siamo soddisfatti del wave drums, lo chiudiamo e aggiungiamo un altro suono sul secondo canale, che potremmo prendere ad esempio da un'altra libreria.
Sempre Expansion Libraries, Liquid Grooves. Stavamo su Sandcastle, vediamo un po', potremmo scegliere il noise. La batteria. Dimezziamo. Sentiamo il Rain Shaker. Metà. Scegliamo un altro. Per esempio le congas. Non male. Cowbells. Stupendo. Metà. Aprendo l'altro groove abbiamo già un'idea di quello che succede. Ovviamente ogni groove può essere anche assegnato ad un'uscita separata su Studio One. Quindi l'out B lo assegniamo al nostro cowbell. Dovremmo poi andare all'interno, come succede per tutti i sintetizzatori e tutti gli instruments di Studio One, ed aprire le uscite sul mixer. In questo modo tutti gli 8 out saranno presenti sul mixer di Studio One. Assegniamo l'uscita del cowbell sul B. Potremmo poi gestire ovviamente sia il mix all'interno di Stylus sia il mix all'interno di Studio One. Spostiamoci anche il pad. E andiamo avanti cercando qualche altro groove. Prendiamo quelli della Core Library ad esempio. Eclipse, vediamo cosa contiene. Oh, molto invasivo. Metà. Vediamo l'uscita C. Cerchiamone un'altra ancora. Non male. Andiamo avanti. Out D. E. Apriamo anche gli altri. Potremmo poi creare un sottogruppo di tutte le uscite di Stylus che ho già creato e ho chiamato Percussions. Doverle poi pilotare all'interno di un bus. Ovviamente tutto ciò può essere manipolato ancora di più, vedremo ora come fare. All'interno di Stylus possiamo ovviamente aggiungere degli effetti in insert o in aux. Per esempio qui nell'aux 1 abbiamo un riverbero che può essere appunto aperto nel mixer. Ad esempio il cowbell.
ed inserirne anche altri su altri aux liberi. Abbiamo a disposizione tantissimi effetti, dai tube limiter, slammer, compressori, gate, equalizzatori parametrici ed effetti di qualunque altro tipo, wah wah, wave radio, chorus, phaser, eccetera eccetera. Uno strumento di sound design completissimo, come vediamo. In più degli effetti sul master generale. E quindi un vero e proprio mixer all'interno che può essere gestito in questo modo. Una volta terminato il nostro groove design, possiamo iniziare a programmarlo e quindi disegnare in MIDI l'andamento o l'accensione, quindi l'andamento all'interno dell'arrangiamento. Per fare questo trasciniamo il nome che troviamo qui all'interno, per esempio su il primo canale, in questo caso Sandcastle, all'interno di Studio One per poter avere la traccia MIDI di quello che stiamo suonando. Il MIDI, analizzandolo, ci accorgeremo immediatamente, non pilota le note ma le parti contenenti gli slice del loop. Facciamo un esempio, assegniamo la nostra traccia MIDI al nostro stylus, in questo caso RMX3, mettiamo in solo MIDI, canale MIDI 1. Chiudiamo gli altri. Ecco qua. Quindi sono i colpi di cassa, questi e questi. I colpi più bassi. Un micro fill. Che potremmo addirittura, appunto, modificare. Per cui aggiungiamo o togliamo il primo colpo . Ricordiamoci di spegnere Lost Sync . Quindi ridisegnare in questo modo il nostro groove all'interno del file slice. Ovviamente sapendo che questo è il colpo, potremmo inserirlo anche in un altro punto. Per esempio, in levare. O in un altro battere. Questo rende ovviamente ogni groove praticamente infinito, quindi a me come arrangiatore mi permette di creare tantissime variazioni all'interno del groove stesso che fu creato 15 anni fa. Trasciniamo anche le altre regioni, quindi abbiamo detto il cowbell, e assegniamo a Stylus 3, MIDI Out 2, ancora Eclipse Tower, il famoso boom che abbiamo sentito prima, Stylus 3, canale MIDI 3. Motion Hi-Res, sempre Stylus 3, MIDI 4, Volcano, MIDI 5, e siamo pronti ora ad andare in play utilizzando appunto soltanto i MIDI file. Togliamo il mute dal mixer. Potremmo spostarci ora nella creazione. Per esempio, in questo caso abbiamo il ribattuto. E lo copiamo soltanto una volta. I nostri campanellini. Ascoltiamo la clave. Chiudiamo alcune parti.
lasciamolo solo sul finale. Ok, ascoltiamo insieme. Togliamo il primo colpo. Ovviamente possiamo anche spostare sulla griglia il groove, quindi tornando da capo del nostro campanellino, e attraverso il quantize di Studio One, ad esempio, potremmo spostarlo in levare. Eccetera, eccetera. Le funzioni ovviamente di editing in MIDI sui groove sliced contenuti all'interno di Tylus rendono il tutto estremamente creativo. È uno dei plugin che utilizzo veramente tanto, proprio perché la creatività ritmica è espressa in un modo che ancora oggi, come vediamo, rende vivo ed utilissimo Stylus RMX. Le altre funzioni che potremmo mettere in evidenza sono il Time Designer. Questo è estremamente utile quando lavoriamo, ad esempio, su dei brani che contengono tempi dispari o tempi composti. In questo modo il groove che è stato creato a 4 quarti può essere adattato semplicemente molto facilmente anche a 7 quarti, 6 ottavi, eccetera, eccetera. All'interno è possibile poi modificare anche lo swing del groove, quindi lo swing degli slice che vengono coinvolti, e creare un groove lock su cui poi agganciare tutte le altre sample library che utilizziamo all'interno di Stylus sempre. Oppure trascinare un MIDI file all'interno di questa finestra per creare un groove dal MIDI file in arrivo, che verrà poi adattato ai samples all'interno di Stylus stesso. La funzione Chaos ci permette di lavorare ovviamente più su una situazione di effetti e di filtri all'interno del groove, modificandoli ulteriormente, ed il tutto poi ovviamente pilotabile dalla finestra principale, dove possiamo appunto modificare un filtro di cutoff e una normale ADSR, oltre ai filtri appunto applicabili nella sezione di preamplificazione, switch, pitch e master filter. Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio nei corsi online, dove gli argomenti vengono affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale, ricevere quindi la notifica dei nuovi video caricati. Ho da poco aperto anche un account Patreon per poter supportare la realizzazione di questi video, oltre ad alcuni altri video che sono esclusivi per gli utenti Patreon, nei quali spesso discuto di tecniche più avanzate o di trucchi e segreti su Studio One. Trovate nella descrizione sotto il link per potervi iscrivere e supportare il mio canale. Per il momento è tutto, ciao, a presto.